Buonasera a tutti, grazie di essere intervenuti. Qualcuno mi faceva notare che ci sono le stesse dinamiche come in chiesa, sono quelli che stanno in fondo e quelli che stanno nelle prime file. Vabbè, noi ci formalizziamo, spero che vi sentiate e che riusciate a seguire la serata. Grazie di essere intervenuti. Stasera parliamo di bilancio partecipativo, partecipato, partecipativo, sono termini che un po' si inseguono, a volte fa anche un po' moda o tendenza a cambiare il modo di dirlo. La sostanza però qual è? La sostanza è quella di provare a coinvolgere i cittadini nel definire dei progetti da realizzare per la città. L'amministrazione fa questo normalmente, quindi uno dei nostri modi di interpretare, di vedere il bilancio, una delle tante chiavi di lettura è quello di riuscire a individuare, a mettere a frutto risorse che servono per investire e intervenire sulla città, nei tanti punti dove occorrono opere pubbliche, importanti manutenzioni o riqualificazioni. Quindi questo fa l'amministrazione in qualche maniera un po' di mestiere, ha tutta una sua serie di strumenti di programmazione che determinano come procedere. In questo andare avanti, in questo programmare, procedere ed agire, il cittadino sicuramente è un punto di espressione dei bisogni, sicuramente è uno dei fruttori poi di quello che succede, quindi quando le opere sono finite dà il suo giudizio, belle, non belle, potevano essere fatte meglio, potevano essere fatte peggio. Qua vogliamo creare un altro modo di approcciare la questione. Quindi il progetto del bilancio partecipato che cosa definisce? Definisce prima di tutto un obiettivo. L'obiettivo è quello della partecipazione del cittadino. Quindi, nonostante la cosa più semplice da capire sia la cifra che è scritta, ho usato un colore per cui non si vede benissimo, magari poi la ritrattiamo se non va bene, ma questa è ovviamente una battuta. Al di là della cifra che viene messa come finanziamento di questa iniziativa, la cosa che è importante è che cittadini si misurino col fatto di elaborare, proporre delle idee, presentare queste idee alle loro cerchie di influenza e trovare sostegno per queste idee, quindi proporle all'amministrazione, che si limiterà a fare una cosa molto semplice: stabilire se i progetti che sono stati proposti sono fattibili, quindi non un intervento che giudica se sono la cosa prioritaria, più opportuna o meno, ma semplicemente se il progetto è fattibile. Dopodiché i progetti fattibili, lo vedremo poi nel dettaglio, saranno di nuovo proposti ai cittadini che dovranno votarli, e il progetto che vince garantiamo di impegnarci a realizzarlo. Quindi la cosa principale non è quello di andare a prendersi 100.000 euro per fare qualcosa, la cosa principale che noi vogliamo veramente stimolare e premiare è il fatto di riuscire a coinvolgere persone. Capirete poi nel corso della presentazione delle varie regole di come funziona questa iniziativa che c'è proprio un meccanismo che spinge a far questo. In questo ho chiesto la collaborazione in modo particolare con le consulte di quartiere. Le consulte perché sono l'elemento vicino già alle istituzioni, ma che anche è l'elemento che raccoglie dal proprio quartiere le sensibilità e i bisogni. Con le consulte, qui è doveroso fare anche questa precisazione, con le consulte stiamo già cercando di fare un lavoro di impostazione per equilibrare gli investimenti che l'amministrazione fa sulle varie esigenze dei quartieri. Quindi in questo senso mi sento di rassicurare, questi soldi non sono tolti agli investimenti che l'amministrazione fa e che verranno definiti anche in collaborazione con le consulte. Questo budget, questo finanziamento ha proprio un obiettivo diverso, quello di chiamare in causa il cittadino, anche la consulta, perché no, anche l'associazione, ma stimolarlo a pensare qualcosa che magari non è mai stato pensato dall'amministrazione. All'interno delle consulte, le consulte in questo si sono dette disponibili, all'interno delle consulte si potranno
costruire dei laboratori di idee. Potranno esserci momenti di confronto, mi è già stato chiesto, ho già dato la disponibilità a tornare a replicare questa presentazione, a dare tutte le informazioni necessarie nelle sedi delle consulte, quindi a poter lavorare anche in maniera più precisa in questo senso. Quindi si parte in ottobre, perché? Perché è adesso il momento in cui bisogna trovare i progetti, in cui bisogna stabilire gli importi per poi andarli a inserire nel bilancio di previsione del 2019. Quindi il piano con cui affrontiamo questa iniziativa è proprio quello di individuare in questo periodo autunno-inverno le iniziative, riuscire a metterle a concorso, riuscire a stabilire chi sarà il vincitore e l'anno prossimo riuscire a impegnare i soldi per poterla realizzare. Non so se l'opera che verrà fuori riuscirà a vedere la luce esattamente nel 2019 o forse l'anno dopo, perché questo dipende molto anche da alcuni vincoli sui tempi di lavorazione e di realizzazione. Banalmente, se dovesse uscire un progetto che riguarda una riqualificazione importante con opere stradali o cosa, non può essere fatta poi in inverno, quindi diciamo il 2019 servirà anche per poter impegnare la spesa, non è detto che l'effetto ricada assolutamente nel 2019. Qualcuno mi chiedeva se ci sarà qualche sorpresa, qualche suggerimento, qualcosa all'interno della presentazione. In realtà no, possiamo dire solamente alcune cose che vorremmo che i progetti che vengono pensati fossero progetti molto sentiti dai cittadini e che non si limitassero a chiedere delle manutenzioni ordinarie su cui l'amministrazione deve impegnarsi. So che non facciamo mai abbastanza, che è un problema molto sentito, però il tema delle riparazioni non è il tema su cui chiediamo, su cui vorremmo stimolare e sfidare i cittadini. Così come nel definire i vari progetti non è necessario definire progetti che consumino interamente 100.000 euro, qualcuno può avere delle idee anche più piccole, però vorremmo che fossero dei progetti comunque abbastanza importanti, quindi ci sarà un limite inferiore a 10.000 euro, quindi se il progetto che uno ha in mente fosse molto piccolo dovrebbe fare lo sforzo di mettersi insieme magari con altre idee, con altri cittadini e cercare di costruire una visione progettuale un pochino più ampia. Credo di aver dato le indicazioni almeno di massima. L'ultima nota è che, un po' come abbiamo fatto in occasione del DGT partecipato, anche in questa occasione l'amministrazione definisce quelli che sono i soldi a disposizione, definisce i regolamenti, dopodiché facciamo un passo indietro e non saranno né il sindaco né gli assessori a condizionare i progetti che vengono fuori. Quindi disponibilissimo a parlarne, a confrontarsi, a cercare tutto quello che può aiutare lo svilupparsi delle idee, ma sarà realmente un concorso tra idee dei cittadini. A questo punto passo la parola a Diego, che è dell'ufficio comunicazione e partecipazione, che ha elaborato insieme ai suoi colleghi la parte del regolamento, nonché questa presentazione, e proprio nel rappresentare il fatto che c'è un ufficio anche a disposizione per aiutare i cittadini, ho chiesto a Diego di farsi carico di presentare la parte seguente. Grazie mille. Allora, buonasera a tutti. Il mio compito è quello da tecnico, appunto, tra virgolette, quello di illustrare un po' come funziona questo processo che porterà alla scelta del progetto che poi l'amministrazione, il progetto proposto dai cittadini che l'amministrazione andrà a realizzare. Quello, in realtà, quello che farò io adesso è quello di spiegare in sostanza quello che in realtà voi avete fra le mani già, che avete trovato quando siete entrati in questa sala. Lì trovate quelle che sono le regole e quelle che sono le fasi del processo di bilancio partecipato. Allora, direi seguiamo la traccia che appunto abbiamo impostato su questa pubblicazione. Cosa trovate qui? Qui trovate in questo foglio
una prima parte dedicata alle regole, appunto, e una seconda parte che è invece legata alla proposta. La proposta è appunto la prima fase del processo di bilancio. La proposta, per fare questa proposta, si utilizza una scheda. In questa scheda dovremo descrivere brevemente il progetto, dandogli un nome, indicando i dati anagrafici di colui che si fa promotore di questo progetto, perché comunque appunto diverrà poi per l'amministrazione comunale, per la commissione tecnica che andrà a esaminarlo, il referente di questo progetto, anche se lui poi in realtà sarà il rappresentante di tutti i sostenitori di quel progetto, e poi una breve descrizione. A questa breve descrizione è possibile, se lo si vuole, allegare anche degli altri materiali. Si possono allegare disegni, tavole di progetto, se qualcuno volesse mettersi addirittura a fare delle tavole di progetto, non so. In ogni caso, tutto il materiale che riterrete necessario per poter spiegare al meglio il progetto. Il progetto può riguardare tutti gli ambiti di intervento dell'amministrazione comunale, che vanno dalle opere pubbliche, che vanno alla progettazione urbanistica, allo sport, quindi gli impianti sportivi, oppure servizi legati allo sport, la cultura, quindi eventi, manifestazioni, oppure servizi legati alla cultura. Non può riguardare naturalmente tutte quelle, cioè non è fattibile e quindi non viene ammesso alla fase successiva il progetto che il comune non può realizzare, o perché non è di propria competenza, perché non ricade sul proprio territorio ma sul territorio più ampio, per esempio, oppure qualche cosa che riguarda edifici o immobili o aree che non sono di proprietà comunale e non lo sono o perché sono di privati, oppure perché sono di altri enti, quindi sono della provincia, della regione, dello Stato. Quindi fatte queste eccezioni, in realtà quello che si può proporre sono progetti legati a qualsiasi ambito di intervento del comune. Una volta compilata questa scheda, la scheda può essere consegnata nella maniera più veloce possibile, la mandate via mail all'indirizzo che vedete, partecipazioni@comune.vimercate.mb.it è l'indirizzo mail dell'ufficio partecipazione, oppure potete consegnarla a Spazio Città, dove verrà acquisita e ci verrà consegnata. C'è una scadenza che è quella del 30 novembre, quindi entro il 30 novembre dobbiamo ricevere i progetti. Non dimentichiamo che dobbiamo allegare a questa scheda quella che raccoglie i nostri sostenitori, cioè sul retro della scheda che avete in mano trovate la tabella dove riprenderete il nome del progetto e poi potrete elencare gli estremi di chi sostiene questo progetto. Come diceva il sindaco, questo percorso è volto a stimolare, è volto a raccogliere i progetti più sentiti dalla popolazione. Più si trovano sostenitori, maggiori naturalmente saranno le possibilità che il progetto che viene inviato arrivi alla votazione finale. Ogni progetto però è ammissibile se ha almeno 10 sostenitori, okay? Quindi il referente ci deve essere sempre, i sostenitori sono coloro che andranno insieme a lui a proporre il progetto. Questa è la scheda, il dettaglio della scheda. Ecco, due raccomandazioni importanti. La prima cosa è il budget. È stato stabilito un budget minimo che è di 10.000 euro, questo perché naturalmente progetti, anche quelli più semplici, che ricadono su un intero quartiere o addirittura su tutta la città, perché c'è qualcuno che potrebbe anche
progetti possono anche essere realizzati per tutta la popolazione, meno di 10.000 euro non riescono a costare in sostanza. Il budget però non può andare oltre i 100.000 euro. 100.000 euro è la cifra che l'amministrazione comunale ha stanziato per il 2019 per la realizzazione del progetto più votato. E allora, non pretendiamo uno studio di fattibilità che al centesimo ci dica quanto costa il progetto, basta in questa prima fase una indicazione di massima, cioè sapere se questo progetto costa 20.000 euro o ne costa 50.000 o ne costa 60.000 o 80.000, ok? Non pretendiamo naturalmente che nessuno di voi faccia perizie con architetti, con geometri o cose di questo genere per poter prendere, ovvio che sia così. Quello anzi sarà un compito dei tecnici che troveranno sul tavolo i progetti che arriveranno. E per, ovviamente, se volete avere delle indicazioni anche di massima su quanto può costare più o meno un progetto oppure altri tipi di indicazioni inerenti alla sua possibile fattibilità, se il progetto che avete in mente è effettivamente di competenza comunale o no, insomma, per qualsiasi dubbio, scriveteci, scrivete all'indirizzo partecipazione chiocciola comune eccetera eccetera, nell'oggetto dell'email scrivete bilancio partecipato domanda, noi evaderemo tutte le domande che riceveremo o direttamente, se lo sappiamo direttamente noi, oppure chiamando in causa i tecnici comunali di riferimento per la materia che voi intendete affrontare. Quindi pazientate magari qualche giorno per avere la risposta, ecco. Magari non mandateci la domanda il 28 novembre, quando il 30 c'è la scadenza, magari anticipate un attimo, dateci, se dobbiamo chiedere a qualche tecnico, io ho bisogno di qualche giorno di tempo per rispondere. Ecco, cosa succede dopo il 30 novembre? Dopo il 30 novembre comincia seconda fase del percorso di bilancio partecipato. Avete tutte queste fasi dettagliate nel regolamento che trovate nella seconda pagina del documento che avete tra voi. Le 10 proposte che hanno il maggior numero di sostenitori, quindi quelle, come diceva il sindaco, un po' più sentite dalla popolazione di Mercatese, verranno esaminate da una commissione tecnica. La commissione tecnica deve valutare la fattibilità del progetto, la fattibilità che sarà in termini economici, sarà in termini tecnici e sarà anche in termini di stabilire, allora, se per caso questo progetto è già nei piani di programmazione dell'amministrazione comunale, se l'amministrazione comunale, appunto, se il comune ha competenza per poterla fare, e questi e altri criteri che verranno utilizzati. Eventualmente potrebbe essere necessario perfezionare l'idea, e magari l'idea è fattibile, ci sono tutti quanti i criteri, ma può essere leggermente corretta anche, voglio dire, in meglio, nel senso che se non arriva a 100.000 euro, ma aggiungendo un pezzetto diventa fattibile, anche se diventa più costosa, i tecnici della commissione contatteranno i proponenti e li inviteranno a perfezionare queste linee. Tutte le altre proposte che fine faranno? Allora, le prime 10 verranno valutate, tutte le altre proposte formeranno una graduatoria. Perché? Perché nel caso in cui una o più delle 10 proposte con più sostenitori non dovessero passare al vaglio della commissione, si andrà a pescare dalle proposte che sono presenti nella graduatoria, dall'undicesima in poi, diciamo così. Cosa succede dopo?
I 10 progetti con il maggior numero di sostenitori che sono valutati fattibili dalla commissione tecnica avranno una fase di pubblicità che sarà a cura del nostro ufficio di nomi del comune, i quali li metterà a disposizione di tutta la cittadinanza attraverso tutti i propri canali che conoscete, il sito internet, il profilo Facebook, insomma il canale YouTube, insomma, tutti i canali che abbiamo, non escludendo, adesso valuteremo anche quali progetti arriveranno e come saranno questi progetti, non escludendo magari potremmo anche inventarci qualche canale nuovo o qualche iniziativa ad hoc, per esempio spazio biblioteca piuttosto che esposizione, insomma valuteremo nel momento in cui avremo davanti a noi i progetti da proporre. Questi progetti parteciperanno alla votazione finale. La votazione finale si svolgerà nel mese di febbraio 2019 e con delle modalità che ancora dobbiamo stabilire nel dettaglio, ma le conoscerete non appena avremo in mano tutti quanti i dettagli. E a quel punto la proposta più votata sarà quella che l'amministrazione comunale andrà a realizzare, come anticipava prima il sindaco, tenendo naturalmente conto di quelli che sono gli impegni di bilancio da prendere e anche quali sono gli impegni, qual è l'impegno che prevede, l'impegno di tipo amministrativo, anche burocratico, che prevede la realizzazione di questo progetto. Questo progetto, per farla molto breve, se questo progetto prevede che dobbiamo affidare un appalto, l'appalto ha determinate scadenze e un iter preciso di tempistica che potrebbe andare alla fine del 2019 oppure addirittura magari all'inizio del 2020, non si sa, perché dipende appunto da qual è la complessità dell'opera oppure del progetto che si deve realizzare. Non ho molto altro da aggiungere se non che questo materiale che voi avete in mano e tutti gli altri materiali che verranno prodotti verranno naturalmente pubblicati sul nostro sito internet, dove c'è una sezione apposita dedicata a questo progetto che voi troverete appunto nell'area dedicata alla partecipazione e che poi insomma, verrà naturalmente aggiornata, quindi tenete d'occhio sempre il nostro sito internet. Noi stessi poi naturalmente quando, ogni volta che saranno notizie nuove ve le daremo. Questi moduli qui invece potete trovarli anche in formato cartaceo a Spazio Città, ma anche in biblioteca, al MUST, insomma i nostri soliti punti di distribuzione del materiale cartaceo. Prendetevi nota dell'indirizzo, mi raccomando, e io a questo punto lascio la parola al sindaco se vuole concludere oppure a voi se avete domande da farci. Sì, grazie mille. Intanto una parola sul logo, che ormai noi ci abbiamo fatto un po' l'abitudine a questo cittadino che è stato creato da un'intuizione dell'ufficio stampa che cerca di mettere in una parola tutta una serie di concetti. Infatti nel manifesto si vede proprio il tentativo di focalizzare ogni volta una lettura diversa di questa parola, che racchiude un po' proprio l'obiettivo: far sentire il cittadino più in possesso della propria città. L'altra cosa che volevo dire è che terremo continuamente aggiornato e informati tutti coloro che vogliono curiosare o semplicemente vogliono capire effettivamente come si sta muovendo questo progetto attraverso il sito internet. Tra l'altro il sito internet che è rinnovato, non so se qualcuno di voi l'ha già visto, magari molti l'avrete già visto. Io chiedevo se c'è la possibilità, abbiamo fatto anche una specie di piccolo video tutorial sul nuovo sito che magari aiuta a capire come va navigato, non so se è possibile lanciarlo piuttosto, dai, così lo vediamo. Ci
ci vogliono i tecnici. Posso solo fare una domanda? Sì, magari facciamo prima vedere questo e poi apriamo a tutte le domande del caso. Immagino e spero che siano molte, siamo qua per dare tutte le risposte possibili. Andrea, vai giù. Allora, no, a proposito del sito internet, grazie. Allora, questa che vedete è la sezione del sito internet dove trovate la sezione partecipazione e dove noi abbiamo già caricato la pagina, quindi già disponibile da adesso, la pagina del progetto dove trovate tutte le regole, il regolamento e i materiali. Adesso invece vi facciamo vedere come funziona il nostro nuovo sito internet per il quale abbiamo realizzato questo brevissimo video. L'amministrazione verso la comunicazione con i cittadini e la dal 1° ottobre è online il nuovo sito istituzionale. Dopo l'introduzione dell'app Municipium è un ulteriore passaggio per la razionalizzazione della piattaforma e dei contenuti. Questo esprime l'attenzione dell'amministrazione verso la comunicazione con i cittadini e la fruizione delle informazioni e dei servizi. Prossimamente vedrete anche rinnovate la newsletter e il notiziario comunale di Mercate Oggi. Amministrazione sempre vicina ai cittadini. La città di Dimercate apre le porte al cambiamento, rinnovando il sito comunale. Una navigazione più semplice per rendere tutto più accessibile e trasparente. Un sistema in linea con le direttive sulla comunicazione multimediale nella pubblica amministrazione. Progettato sulla stessa piattaforma già utilizzata per l'app della città, il sito, realizzato con Municipium, è performante e si adatta al dispositivo dell'utente, offrendo una navigazione facile ed intuitiva, semplice ed immediata. Sarà possibile ottenere le informazioni utili per vivere la città, usufruire i servizi che il Comune offre ai cittadini e alle imprese. Il sito sarà aggiornato quotidianamente con notizie, eventi ed approfondimenti. Sarà possibile condividere i contenuti sui principali social e inviare segnalazioni puntuali, come già possibile attraverso l'app della città. Punto di accesso per tutto ciò che riguarda l'amministrazione comunale e i servizi che eroga direttamente e indirettamente è suddiviso in 4 sezioni principali: amministrazione, servizi, vivi la città e di mercato e comunica. La prima sezione è dedicata alle informazioni sulle istituzioni comunali, il governo della città, gli uffici, i numeri di telefono, lo statuto e i regolamenti. Nella sezione dei servizi, oltre ai moduli, troverete le informazioni per i cittadini e le imprese, dall'anagrafe ai servizi sociali, dall'ecologia allo sportello unico tecnico. In Vivi la città è possibile consultare una ricca sezione dedicata agli eventi, al turismo, all'associazionismo, alla cultura, allo sport e alla salute. Infine, Vivi Mercate comunica, la voce dell'amministrazione per i cittadini. In questa sezione sono raccolti i comunicati stampa, le news, le iniziative di partecipazione e le pubblicazioni. Da questa sezione è possibile inviare segnalazioni all'amministrazione comunale. In ultimo, ma non meno importante, il calendario con gli eventi in programma di mercato. Un sito rinnovato per permettere al Comune e a tutti i cittadini di essere più vicini.
Benissimo, come promesso era velocissimo il video, quindi qua su questo nuovo portale istituzionale ci saranno tutte le informazioni. Avete visto nella sezione di mercate comunica la parte partecipazione, all'interno della quale è già disponibile sia il regolamento sia il modulo. A questo punto, se ci sono domande, spero proprio di sì. No, volevo solo puntualizzare una cosa. Perché qui dice le 10 proposte con il maggior numero di sostenitori, ma se allora noi parliamo di quartieri, ci sono quartieri che hanno evidentemente meno cittadini rispetto ad altri quartieri, quindi come funziona? Allora, in realtà non è che uno deve limitarsi al proprio quartiere, per cui dal punto di vista generale uno può anche fare delle progettazioni e proporre delle iniziative che vadano oltre il proprio quartiere. Abbiamo messo un limite inferiore, che è 10 persone. 10 persone sinceramente si trovano, credo, in un piccolo condominio, si riesce a raccogliere 10 firme. L'altra cosa che è scritta nel regolamento, non l'abbiamo indicata, è che si può firmare un solo progetto, quindi ovviamente la persona che sottoscrive e sostiene un progetto ne sostiene uno solo, non dovrebbe firmare per più progetti. È un modo per cercare di aumentare il coinvolgimento. Io non credo che arriveremo a presentare progetti con 300-400 sostenitori. Se questo succedesse, probabilmente è già una grossa ipoteca su chi vince il campionato. Mi aspetto numeri un po' più piccoli. Per cui direi che sono la portata anche del quartiere più piccolo. Certamente questo stimolo, questo tipo di indicazione dovrebbe stimolare a non pensare ad un progetto che si chiude semplicemente all'interno magari di un caseggiato o di un'area molto piccola. Per cui ad esempio, la metto lì senza voler dare indicazioni, il fatto di pensare alla riqualificazione di un parco, che magari è uno dei temi che viene in mente, uno potrebbe anche scegliere di fare un progetto che attraversa l'intera città, quindi magari coordinarsi con gli abitanti di un altro quartiere e cercare di fare un progetto che preveda la riqualificazione di più situazioni simili in tutta la città. Ecco, un progetto del genere lavorerebbe anziché in competizione, un quartiere contro l'altro, lavorerebbe in sinergia. E secondo me un progetto del genere, 100.000 euro, qualcosina si riesce a fare. Quindi diciamo questa indicazione è proprio per cercare di stimolare a individuare dei progetti che non siano solo a beneficio di una piccola situazione della comunità, ma cercare di allargare veramente il più possibile l'interesse verso i cittadini. In ogni caso, anche qua abbiamo impostato dei valori e tutto sommato siamo abbastanza ottimisti. Abbiamo parlato dei primi 10 progetti in quanto a sostenitori che entreranno nella fase 2. Quindi non è detto che il decimo non risulti poi il vincitore al momento delle votazioni, perché i 10 progetti ammessi alla fase di votazione ripartiranno tutti da zero. Quindi verranno messi su una scheda e il cittadino dovrà votarli. Per cui il progetto che riceverà poi più voti sarà quello che sicuramente andremo a realizzare. Vi posso anticipare anche quest'altro elemento rispetto ai limiti di impegno economico e alla cifra messa a disposizione. Noi come amministrazione ci impegniamo assolutamente a realizzare il progetto vincitore, sia che valga 100.000 euro, sia che ne valga 10.000. Ovviamente se il progetto vincitore dovesse valere meno di 100.000 euro, valuteremo, e direi con decisa attenzione, la possibilità di finanziare anche secondo o terzo. Questo meccanismo però è un po' difficile da mettere all'interno del regolamento, quindi abbiamo preferito nel regolamento scrivere una cosa certa, quindi il progetto vincitore ci impegniamo a realizzarlo, sugli altri ovviamente l'amministrazione valuterà. Altre domande? Senta, noi siamo le consulte, no? Perciò io sono della consulta di Oreno e ho avuto diversi incontri sia con lei che con gli assessori. Abbiamo fatto delle richieste, perciò abbiamo delle proposte in campo che sono state ovviamente recepite da voi e ci avete gentilmente illustrato le priorità, i costi, eccetera, eccetera.
Volevo capire però come inserire quelle che sono le aspettative di ogni consulta in questo progetto, perché se voi date per esempio questa grande rilevanza e la certezza di attuazione, no, di una cosa proposta in questo modo, voglio dire, le consulte che vi hanno chiesto ormai da un po' di tempo anche, non so, di dare certezza ad alcuni progetti, perché magari invece poi se ne vedono spostati di stagione in stagione, cioè come si sentono queste consulte, questi cittadini? No, vorrei cercare di capire, signor Sindaco, cioè non mi sento molto, diciamo, valorizzata nel ruolo di presidente di consulta, se poi appunto tutto quello che chiediamo noi può essere rimandato e invece poi facendo questo giochino di società viene premiato. Cioè, allora delle due l'una, o faremo sempre la città di noi o faremo le consulte. Allora, provo a rispondere citando dei numeri. Allora, il Comune di Mercante all'inizio del 2017 nel bilancio di previsione aveva a disposizione circa 800.000 euro per investimenti. Adesso stiamo per portare in consiglio una manovra che è già più importante della cifra che avevamo a disposizione a inizio anno, quindi alla fine del 2018 avremo giocato in termini di investimenti delle cifre decisamente importanti. Eureno farà una parte abbastanza del leone. Giusto per dire, anche per spiegare poi i termini, perché è corretto impostare le aspettative. Noi abbiamo già deliberato, ad esempio, il progetto che aspetta da tantissimo tempo di rifacimento del parcheggio di Santa Caterina. Questo è già deliberato, quindi è già finanziato. In questo momento è nelle fasi preliminari della progettazione. Si tratta di un progetto importante di riqualificazione di uno spazio, che tra l'altro spero proprio che si riesca anche a dedicarlo alle suore dell'asilo di Oreno, come da richiesta di tantissimi cittadini di Oreno, arrivata poi proprio anche tramite componenti della vecchia consulta, vado a memoria. Quindi questo progetto è già finanziato, essendo però un progetto importante di riqualificazione, passa attraverso una progettazione e poi una sua attuazione. Quindi i soldi che sono stati deliberati a primavera dell'anno scorso arriveranno probabilmente a verificare il loro effetto nel corso del 2019, si vedranno i lavori. Questo era un po' quello che dicevo anche all'inizio, cioè il fatto che non è detto che i lavori si vedano da lì ad un mese, perché purtroppo la procedura amministrativa spesso richiede dei tempi più lunghi e questo non dipende dalla volontà dell'amministrazione, ma purtroppo bisogna stare ad alcune regole e alcune questioni anche di stagionalità. Quindi questo per dire l'attenzione che cerchiamo di rivolgere alle consulte. Come ho detto all'inizio, poi questo è un progetto che vogliamo portare avanti per stimolare il cittadino ad avvicinarsi ad un tema che è quello della programmazione e progettazione, quindi alla capacità di individuare dei progetti, tentare di proporli e creare un sostegno, un coinvolgimento. Io credo che le consulte in questo possano giocare assolutamente un ruolo importante, sia dal punto di vista del fatto che sono il catalizzatore naturale dove il cittadino si può rivolgere per comporre un progetto. D'altronde la consulta già dovrebbe raccogliere progetti che arrivano dalla città e elaborarli. Quindi secondo me la consulta ha una cultura e una preparazione che già le permettono di essere molto più avanti nel capire, nel lavorare questi concetti rispetto al singolo cittadino. Dopodiché è una posizione proprio di catalizzatore. Questo per dire che anche in questa occasione la consulta potrebbe fare proprio da lavoro di orientamento delle esigenze del cittadino. Il secondo aspetto che avevo detto anche all'inizio è che sembra ormai abbastanza certo che ci sia una modifica delle regole di contabilità dei bilanci degli enti locali che ci permetterà di utilizzare i famosi avanzi. Quindi rispetto anche a progetti che ogni volta competevano per le poche risorse che si riusciva a mettere in campo, e ho parlato appunto di 800.000 euro che magari non sembrano pochi ma in realtà quando cominci a sistemare qualche strada fai presto a finirli, rispetto a questo mi sento di dire che l'anno prossimo dovremo poter avere una capacità di programmazione di interventi decisamente più ampia.
e in questo le richieste delle consulte vengono assolutamente tenute in considerazione, quindi specialmente per quanto riguarda i temi di pericolosità, i temi di viabilità, quindi la manutenzione delle strade, piuttosto che questo tipo di intervento, credo che già qualcosa si sia fatto, dove per fatto, passatemi, c'è quantomeno l'impegno della risorsa. Molto secondo me si può ancora fare. Questi 100.000 euro, giusto per parlare della cifra, non sono soldi che vogliamo sottrarre a uno per darli a un altro, sono un investimento su questo tipo di progetto. Però stasera io sono contento che la serata è abbastanza partecipata, vedo che le consulte sono molto presenti, quindi ripeto, dal mio punto di vista le consulte hanno una grandissima occasione in questo momento e io sono molto disponibile anche a tornare a presentare questi concetti e a rispondere alle domande all'interno delle consulte, perché mi aspetto che dopo questa serata ci sia ancora curiosità e le domande magari che stasera non sono venute vengano fuori da parte dei cittadini, proprio perché credo che sia il posto naturale, prima ancora dell'ufficio comunale, il posto naturale dove confrontarsi e provare ad elaborare i progetti da proporre. In questo credo che le consulte siano anche depositarie di tante richieste che i cittadini hanno fatto. Quindi direi che dal mio punto di vista è un po' una sfida, quindi nella risposta ho provato a dire che non si vuole togliere soldi alle consulte per darle ad un altro progetto, la consulta per noi è comunque un momento importante di continuo confronto sulle esigenze che vengono presentate all'interno del quartiere, vogliamo provare a lanciare una sfida verso i cittadini che magari hanno idee o sogni nel cassetto e non hanno mai avuto lo stimolo di provare a portarli avanti e neppure sanno che potrebbero essere di alto gradimento rispetto alla città. Questo è lo stimolo che vorremmo dare. È chiaro, potrebbe succedere che arriviamo al 30 di novembre con zero proposte o magari solo una proposta delle consulte riunite, ipotizzo, a quel punto chiaramente l'amministrazione ha fallito il suo obiettivo, decideremo se riproporlo o non riproporlo, però a quel punto il progetto c'è e valutiamo di finanziarlo assolutamente con questa cifra. Spero però che non accada questo. Ok, per il tempo di nuovo i capi dei boscati, i secondi, quelli che arrivano dopo il 10, in caso di... Sì. Allora, ci sono due meccanismi particolari, su uno abbiamo discusso, diciamo, sono state discussioni a non finire. Allora, siccome la graduatoria viene fatta in base al numero dei sostenitori, non possiamo escludere che ci siano degli ex aequo. E quindi qua è un caso accademico, spero che non si realizzi, però in sostanza se ordinando i progetti per numero di sostenitori non dovessimo riuscire a fermarci a 10, perché magari i primi 9 sono 199, 90, eccetera. Poi ce ne sono 4, 5 che hanno esattamente lo stesso numero e sono tutti al decimo posto. Allora in quel caso dovremmo chiedere, solo per questo, per questi progetti che non ci consentono di definire il gruppo dei 10, dovremmo dare un paio di settimane extra per cercare di raccogliere ancora sostenitori e cercare di risolvere questo impasse. A meno che non siano pochi, magari solamente in due, decidiamo di valutarne 11 anziché 10. Dopodiché, quindi questa è la graduatoria dei primi 10. Dopodiché la commissione tecnica valuta, per cui se all'interno di questi progetti ce ne fosse uno che dice di rifare, pitturare il sottopassaggio della tangenziale, non è del comune, quindi il comune non ci può far nulla, è della società autostrade, quindi la Serravalle, e quindi il comune questo non lo potrebbe fare. Quindi in questo caso, ho detto ovviamente una cosa assurda ma giusto per farmi capire, in questo caso questo progetto non verrebbe preso in considerazione e se ne andrebbe a pescare un altro nella graduatoria sempre ordinata in base al numero dei sostenitori fino ad avere almeno 10 progetti. È chiaro che se al 30 di novembre i progetti sono meno di 10 si tratta solo di capire se sono fattibili. Questo ci consente di creare poi una scheda con i 10 progetti da mettere in votazione. Anche qua l'ufficio sta valutando il meccanismo esatto della votazione per consentire una miglior rappresentatività della volontà dei cittadini. Tra il momento in cui verranno stabiliti i 10 progetti finalisti e il momento della votazione, l'ufficio partecipazione metterà a disposizione gli strumenti che abbiamo indicato prima, tra cui sicuramente il sito, l'app Municipium, ma anche altri strumenti, in modo
equivalente, quindi equilibrato tra tutte le iniziative, in modo che ciascuna abbia lo stesso spazio e quindi possano essere presentate al cittadino in, a colpo d'occhio tutte insieme, e questo possa farsi un'idea di dove preferisce andare a mettere il proprio voto. Non escludiamo in questa fase anche di sollecitare magari con una serata pubblica e dare a ciascuno un po' di tempo per presentare il proprio progetto, comunque anche altre iniziative su cui stiamo lavorando. Il nostro obiettivo è quello di arrivare sostanzialmente entro il mese di marzo ad aver stabilito il progetto vincitore, quindi il progetto da finanziare. Molto probabilmente, una volta stabilito il progetto vincitore, dovremo andare a fare degli aggiustamenti sul bilancio per andare a inserire i 100.000 euro esattamente nei capitoli che tecnicamente servono per alimentare il progetto. Banalmente, se si tratta di fare una riqualificazione, probabilmente ci sarà da comprare del materiale, da fare dei lavori, da affidare una progettazione, quindi dovremo andare a dividere i 100.000 euro in base a queste indicazioni, ma questo non deve essere per il cittadino una preoccupazione. Io mi chiedevo infatti come mai non è stato fatto questo un incontro del genere in ogni quartiere, perché è necessario secondo me, anche perché diciamo che il quartiere potrebbe avere un progetto per il suo territorio, però potrebbe anche avere, come magari io ho in mente, un progetto che attraversi tutta la città di Vimercate, tutto il territorio, e quindi il termine del 30 novembre è molto stretto, perché primo sarebbe necessario un incontro da parte dell'amministrazione che presenti questo, poi un incontro consulta con i cittadini del proprio quartiere per capire se c'è un progetto che riguarda solo il territorio oppure un progetto che attraversa anche il territorio di quel quartiere ma coinvolge anche altri spazi della città tutta di Vimercate, e quindi poi servirebbe un incontro sopra consulte, cioè tutte le consulte per presentare questo un progetto e dire ok, sei d'accordo, va bene, c'è qualche aggiustamento da fare, via. Il 30 novembre mi sembra stretto, oggi è il 15. Diciamo che questo è un termine che ci siamo dati come indicazione, l'abbiamo inserito all'interno del programma di questa iniziativa, pensando che fosse un termine accessibile. Il progetto in questa fase non deve essere un progetto estremamente articolato, deve essere un progetto, diciamo, che riporta l'obiettivo, il valore per la città e un prezzo, diciamo un costo indicativo al quale l'ufficio darà supporto per poterlo valutare. È chiaro che, come dicevamo, infatti è stato anche indicato, le consulte possono rappresentare una struttura di elaborazione e di confronto decisamente importante. Se si realizzasse quanto diceva, cioè il fatto che partano iniziative da più cittadini, che coinvolgono le consulte, che si misurano con l'elaborazione di un progetto importante e che quindi chiamano il sindaco a fare un incontro in tutte le consulte, si ritrovano consulte riunite per cercare di portare avanti questa cosa, magari vi chiedono un incontro col tecnico per approfondire alcune tematiche, è chiaro che di fronte a una cosa del genere, non è scritta nella legge di bilancio, non è scritta da nessuna parte, il termine del 30 novembre, ovviamente con un certo anticipo e con la dovuta pubblicità, lo possiamo tranquillamente ridiscutere. Quello che vorremmo cercare di centrare è l'obiettivo di avere a marzo il progetto vincitore, perché marzo è un po' l'ultimo mese in cui si finisce la grande programmazione dell'ente pubblico, nel senso che marzo è il mese con cui tipicamente il bilancio viene chiuso. Normalmente si cerca di indicarlo anche prima, lo si può fare comunque compatibile, perché poi esistono le variazioni di bilancio che ci permettono di spostare i soldi nei capitoli corretti, però chiaramente se dovessimo arrivare nella fase di primavera diventa poi abbastanza difficile impegnare i soldi e dare gli incarichi per iniziare a realizzare le progettazioni e le realizzazioni in corso d'anno. Quindi ci siamo dati un po' l'obiettivo di marzo come obiettivo di conclusione di tutto.
Questo ci faceva tornare all'indietro sul 30 di novembre come momento per la chiusura delle proposte. È chiaro che se si inizia un percorso come quello che rappresentava lei, siamo assolutamente disponibili a rivedere le scadenze, ci mancherebbe. Su una domanda tecnica, il proponente firma solo questa pagina o è anche uno dei 10 che sono il minimo che devono firmare questo, cioè si riporta anche come primo di questa pagina qui? Io direi che lo potremmo decidere adesso per alzata di mano, non ci abbiamo pensato. Credo che 10 persone da trovare oltre il proponente, decisamente la portata. Ok. L'avevi già detto che è oltre il proponente? No, io non avevo fatto la specifica, però diciamo che il proponente è colui che... Diciamo che il proponente deve trovare 10 sostenitori. Quello che riguarda il progetto e che poi si fa lui stesso promotore del progetto presso il... Ecco, questo mi dà occasione per indicare all'ufficio di far subito una sezione delle domande frequenti. Questa è la prima domanda. Il proponente può segniamo delle domande frequenti. Esatto, da mettere sul sito. Per chi ha voglia di curiosare, diciamo, è un'iniziativa che già da un po' di anni molte amministrazioni propongono, quindi ci sono anche esempi, anche non troppo lontani da noi, di bilanci partecipativi fatti un po' su questo modello, cioè con progetti pensati e portati avanti dai cittadini. E sono uscite anche cose simpatiche, anche la stessa società che ci ha aiutato a fare il PGT partecipato ha sviluppato anni indietro, ovviamente aveva già collaborato anche con il Comune di Tercate, la proposta del bilancio partecipativo, ha sviluppato molti progetti di questo tipo, quindi anche semplicemente andando a curiosare si può vedere quali tipi di progetti sono stati messi a concorso e hanno vinto in passato. Già il Comune di Mercato negli anni 2004-2005 aveva fatto alcune edizioni di bilancio partecipativo, la formula era diversa, nel senso che venivano individuati dei lavori più o meno definiti e già stimati e la partecipazione serviva a ordinarli. Qua diciamo l'elemento ordinario è una priorità, quindi a decidere dove investire. Qua l'elemento invece che per noi è principale della sfida è proprio quello di riuscire a far venire fuori idee che l'amministrazione non ha ancora sviluppato, catturato, da cittadini che magari non hanno ancora avuto modo o lo stimolo per confrontarsi né con l'amministrazione né con le consulte e cercare di far venire fuori questa iniziativa. Vedo che c'è Protezione Civile che magari potrebbe avere qualche idea sua, c'è la professora... professore di un istituto superiore e anche lì con i ragazzi potrebbero cercare di mettersi a fare qualcosa. Credo insomma i soggetti che possono cercare di portare avanti un progetto siano veramente tanti. Il proponente è una persona fisica, cioè ha un nome e cognome, può indicare nel modulo anche un'associazione di riferimento, ma non è un'iniziativa riservata alle associazioni, quindi di fatto se l'associazione degli amici della birra decidesse di presentare il proprio progetto per fare un monumento al boccale della birra in piazza Unità d'Italia, ci sta, è assolutamente tecnicamente fattibile, diciamo che ovviamente si muoverebbe attraverso i suoi associati, ma non esiste un diritto di vantaggio per quanto riguarda le associazioni. Possono essere indicate perché può essere interessante nel momento della presentazione o del confronto, però è sempre un cittadino che propone. Idealmente il cittadino che propone è quello che verrà poi contattato per avere chiarimenti piuttosto che per organizzare le presentazioni. Diventa il referente della commissione tecnica nel momento in cui la commissione tecnica ha necessità, deve essere la necessità di integrare il progetto o di chiedere informazioni, comunque insomma, diventa il referente generale o della commissione tecnica. Ovviamente non è obbligato a lavorare da solo, nel senso che poi quando viene contattato si può portare dietro i collaboratori. Ci mancherebbe, perché ci serve una persona di riferimento per una maggiore comodità di contatto, però si può lavorare insieme a altri. Quindi come continua dopo la serata di stasera? Non è che venite abbandonati. Allora, i riferimenti sul sito ci sono, quindi per qualsiasi domanda l'indirizzo mail è quello dell'ufficio partecipazione.
sul sito continueremo a mettere informazioni, lanceremo anche sui canali social questa iniziativa, per cui potrete seguirla anche là sopra. Io mi sentirò nuovamente con le consulte, perché direi che è assolutamente opportuno, me l'avete chiesto, è stato chiesto stasera, lo propongo anch'io, di organizzare un calendario per incontri all'interno delle consulte, e cercheremo di lanciare comunque informazione sia sul sito che sull'app che sui canali social per continuare a stimolare questo tipo di attenzione. Le consulte stesse hanno un giorno della settimana oppure un giovedì della settimana, un giorno durante la settimana o durante il mese in cui si riuniscono. Le sedute delle consulte sono pubbliche, quindi le persone interessate possono andare a contattare il presidente della loro consulta e possono avere un riferimento diretto. E comunque le consulte hanno un giorno del mese nel quale si muovono. Quella potrebbe essere l'occasione. Scusate, una cosa sulla parte, le consulte non si riuniscono tutte le settimane. No, perché no, no, mica che poi dopo venerdì mi trovo tutti gli aspetti sotto casa. No, cioè, volevo dire, hanno dei momenti di incontro durante il mese le consulte, sì. No? So, mi viene in mente la consulta nord, si incontra giovedì ogni mese, piuttosto che no, ok, quindi ci sono dei momenti di incontro della consulta, giusto? Sì, perché sono già state cadenzate da quello, abbiamo una 26 con tutte le consulte, abbiamo una 9, una 9 come Velasca con altri temi. Naturalmente, questa cosa ne faremo in più, no? Naturalmente, questo lo dico da ufficio partecipazione alle consulte, che ci conoscono molto bene, qualora le consulte abbiano necessità di fare riunioni straordinarie piuttosto che incontri, noi siamo naturalmente a disposizione per mettere a disposizione delle sale, se queste sale servono, per pubblicare tutto il materiale promozionale e di informazione che riterrete opportuno pubblicare. Ma questo lo facciamo sempre, insomma. Mi presento, sono Roberto Sera, sono presente uscendo dal consulta centro che diceva Patrizio. Per quello che abbiamo anticipato, come consulta avevo già visti tra i due presidenti, perché il sindaco ci aveva già promesso l'anno scorso in questo congresso partecipato. Abbiamo parlato di noi come consulta, non come assumeremo per capirci le risorse. Poi ci ha convocato ancora il signor Sera forse un mese fa, ci ha parlato di questo partecipato. Inizialmente stasera mi sono molto spiazzato da questo incontro, molto semplicemente perché ne avevo sì parlato, ne avevo discusso e ci siamo visti come presidente, abbiamo deciso di proporre al tribunale un progetto unico per la città, perché 100.000 euro era una cifra importante e ora ci siamo detti un attimo che io dico qualcosa che la città ne risente, ne beneficia tutta la città in quel 100.000 euro. Noi ci speravamo che ci convocasse ancora il suo sindaco per vedere questo regolamento che noi non abbiamo fatto. E onestamente mi sono un po' spiazzato, mi dispiace se non c'è la cinta nera perché è a Roma, per i miei personali, ma sinceramente avremmo preferito onestamente avere un altro conto, capire i discorsi di come il regolamento e di contatto. Comunque lo dico tutto fino in fondo, noi abbiamo proposto di fare un progetto unico della città di riqualificare tutti i parchi della città di Lucca con questi 100.000 euro. Questo è il nostro progetto per consulta. Ci sono anche altri presenti consulte, se voglio sentirmi quello che sto dicendo. No, la cosa che dovrete mettere in saggio questa serata, andava fatta, ma prima ci do consulta, perché questo progetto non lo abbiamo chiesto. Ci eravamo lasciati dicendo che avevamo visto il regolamento, avevamo parlato nel discorso. E onestamente si può andare a lavorare così, però come consulta il progetto è uno, è di fare la ricostruzione di tutti i parchi della città, nel senso che da cittadino ci è arrivato questo tipo di richiesta che i giochi o le cose dei parchi sono alquanto inefficienti. E allora noi avevamo proposto che questi 5 euro andassero
ai parchi della città di Livorno. Questa è la proposta delle costruzioni. Poi si parola anche la parte. Ma sta parlando dei giochi, non ho capito che cosa dei giochi. Dei parchi, perché sono tutti infrastrutturati e quindi abbiamo deciso di proporre questo tipo di cose. La proposta del presidente e di tutti i cittadini, perché gli altri non erano informati. Allora provo a rispiegare, mi spiace un po' il tono di sorpresa, nel senso che la riunione fatta appunto 3 settimane fa era proprio quella che sta indicando, per cercare di entrare nel merito del regolamento, e tant'è che proprio in quell'occasione avevamo chiarito che l'iniziativa che stavamo portando e che avremmo presentato questa sera era un'iniziativa che aveva un taglio diverso, quello di cercare di dare al cittadino questo tipo di stimolo. Come ho detto all'inizio, questo non vuol dire che non ci sono soldi per i progetti che le consulte intendono proporre nel percorso consueto. Così come non vuol dire che se c'è un'idea progettuale delle consulte, è chiaro che partite da un punto di osservazione e di organizzazione privilegiato. Quindi questo va detto, nel senso che se le consulte si muovono, sono in grado di coinvolgere i cittadini, quindi di rispettare le stesse regole che abbiamo detto, è chiaro che in questa maniera, non dico che ipotecano il concorso, però se hanno una proposta convincente e sentita dalla città, è esattamente l'obiettivo della nostra iniziativa. Quindi questo, diciamo, per mettere assolutamente in chiaro la questione. Io credo poi che la cosa che veramente vorrei che passasse da questa iniziativa è che non si tratta di andare a destinare dei soldi per un processo che tipicamente si muove all'interno dei meccanismi amministrativi, cioè quello della proposta, l'amministrazione la fa propria, la valuta, la porta nei propri strumenti, e si perde un po' anche nella lettura di questo percorso come è venuto fuori. Noi vorremmo proprio cercare di dare anche a quei soggetti che non hanno ancora trovato il contatto con la consulta all'amministrazione, che non so se le scuole piuttosto che alcune associazioni partecipano molto nelle consulte, spesso questo tipo di iniziative, ce lo insegnano le esperienze fatte in altri comuni, rivelano che ci sono dei gruppi di interesse che non si sono mai espressi e che tirano fuori in queste occasioni degli stimoli abbastanza interessanti. Quindi questo per noi è l'obiettivo di questa iniziativa, che è diverso dal dire dobbiamo sistemare la rotatoria, dobbiamo fare il parcheggio, dobbiamo fare intervento sull'edificio. Queste sono tutte cose che nel dialogo con le consulte, al momento che le risorse ci sono, le mettiamo in campo. Quindi questo secondo me è un tema diverso. Quindi ecco, io qui ci terrei proprio a separare il doppio obiettivo. E poi non credo che le consulte abbiano paura di fronte a un progetto del genere di presentarsi ai cittadini, quindi di decidere insieme ai cittadini. Non credo proprio che ci sia questo tipo di, anzi, secondo me dovrebbe essere un elemento da raccogliere come ulteriore opportunità, perché spesso le consulte, almeno questo è quello che abbiamo raccolto anche all'inizio quando ci siamo incontrati prima delle nuove elezioni delle consulte, spesso le consulte si trovano a non avere una prospettiva verso l'amministrazione, perché chiedi, chiedi e non ottieni niente, e non avere neppure tanta credibilità verso il cittadino che viene, porta il suo problema, ti sembra di fare l'ufficio di raccolta dei problemi e poi non riesci a indirizzarle. Questa iniziativa vuole proprio tentare di creare uno stimolo verso il cittadino e un'opportunità verso la consulta. Questo è l'obiettivo. Diverso andare a dire che questi siano gli unici soldi che l'amministrazione mette in campo per il 19 per gli investimenti. Non è assolutamente così, ve l'ho detto. A conti standard all'inizio dell'anno sono 800.000 euro quello che mettiamo in campo. Quest'anno probabilmente arriveremo anche a più del doppio, quindi l'anno prossimo con tutta probabilità avremo ancora delle cifre importanti, quindi il campo per andare a elaborare progettazioni specifiche ce n'è. Un chiarimento soltanto: il progetto nasce del rifacimento dei giochi di parchi, nasce 6 mesi dopo, 8 mesi fa, con la prima volta che ci siamo incontrati il signor sindaco ci aveva detto che probabilmente c'era una stazione che dà alle consulte prima ancora della gestione costituzionale, che potranno decidere se usarli tutti insieme oppure dividere. Non avete ancora deciso voi, dovevamo parlarne noi, per cui il progetto nasce da lì, non è che diciamo che poi dopo quel progetto lì
non è andato avanti ed è subentrato questo. Per cui è da lì che abbiamo portato il progetto. Abbiamo avuto l'idea di proporlo esattamente come proporranno gli altri, quindi non è che abbiamo detto che ci sta provando. Però come consulte abbiamo visto una, non l'abbiamo promesso perché era un'informativa, di dei soldi che erano circa, cubavano circa 100.000 euro, che dopo non ci sono stati più proposti, mentre è stato proposto questo sistema, che va bene, però nel momento in cui c'è un regolamento che ci siamo visti 2 settimane fa, ne abbiamo parlato, non ci è più tornato nessun feedback rispetto a quegli incontri. E poi oggi, stasera, viene detto che le consulte sono aperte, disponibili e tutto, quando noi non siamo volontari. Per cui magari una richiesta prima di dire ok, possiamo mettere giù un calendario, perché il calendario di incontri nelle varie consulte l'aveva proposto anche noi all'incontro. Siamo rimasti spiazzati. Allora, se poi il termine del 30 novembre diventa difficile organizzare tutto, che va bene, nel senso non è che diciamo no all'iniziativa, diciamo però che se dobbiamo metterci in campo per primi, perché poi si tratta di andare a interloquire quel singolo cittadino fino a parlare con noi, intanto conoscere il regolamento prima della serata di presentazione e poi magari condividere con l'amministrazione alcuni momenti in cui c'è il cittadino, ma c'è anche l'amministrazione che ha deciso quello che si fa, perché io posso esporre il regolamento al cittadino, ma poi andare nel dettaglio ci posso andare fino a un certo punto. È solo questo la critica, se la si vuole leggere come critica, ma critica costruttiva. E la spiegazione sul discorso del progetto proposto dalle consulte, ma perché nasceva da un discorso precedente. Tutto qui. Sì, ripeto, probabilmente qualcosa non ha funzionato bene nell'incontro 3 settimane fa, perché lì c'è stato anche un momento di scambio e di confronto. Sì, ma l'incontro è andato bene, è fino a poco successivamente che mi ci sono dato il feedback e poi siamo trovati spiazzati. Come detto ognuno di noi, la consulta è un momento della nostra giornata. Non tornandoci nulla, siamo rimasti con quelle modifiche che l'hanno proposto. Poi va bene, cioè, non è che quella consulta. La consulta è strutturata o non strutturata. Io ricordo quella sera avevamo raccolto 2 indicazioni, una era quella del limite inferiore ai 10.000 euro, per tant'è che l'abbiamo inserito proprio nel regolamento, e l'altra quella di evitare progetti di diciamo, semplice riparazione delle infrastrutture, anche questa diciamo, l'indicazione è stata raccolta. Era stato presentato l'obiettivo dell'iniziativa, tant'è che appunto c'era già stato un po' di discussione, ma allora poi con le consulte, se abbiamo dei progetti come facciamo, anche quello è stato inserito. Mi sembra di averlo detto abbastanza chiaramente che questo non esclude che ci siano altre risorse. E anche per dire il discorso del progetto Parchi e una richiesta per la prossima volta di concertare meglio la collaborazione tra l'amministrazione e il consulto. Proprio perché noi la consulta siamo 16 cittadini che abbiamo una strategia di disposizione e abbiamo anche la fase durante il giorno. Riuscire a coordinare il tutto, perché come ho detto prima c'è già una serata che abbiamo organizzato per gli altri settori. Noi a Velasco ne abbiamo organizzato una per il 9. Iniziano ad essere tante serate occupate e da organizzare, soprattutto non tanto la serata in sé, ma da organizzare il posto. E poi per poter dare una risposta ai cittadini che dovessero venire a chiederla, essere informati e eventualmente poter dare delle informazioni che sono utili. Di questo regolamento come la nazione originaria. Comunque per quanto riguarda diciamo, tutto il tema delle risposte, delle indicazioni ai cittadini, non è questo il ruolo che pensavamo o chiedevamo alla consulta, perché per questo c'è in capo l'ufficio, assolutamente. Il ruolo della consulta è più un ruolo di disponibilità, se decide di giocarlo, per essere un laboratorio all'interno del quale si costruisca un progetto. Teoricamente ovviamente non è una cosa che l'amministrazione auspica, però teoricamente il cittadino potrebbe muoversi anche all'esterno della consulta.
mi aspetto, perché in altre occasioni succede che ci sia qualche gruppo di interesse che si muove in maniera completamente trasversale, magari il 30 di novembre ci protocolla qualcosa che nessuno si aspettava. A volte queste cose capitano, sono anche curiose e sarebbe un segno di vitalità. Questo va bene, quello che ha detto lei, perché va bene, ci possono essere anche cittadini che non vanno alla consulta e hanno quelle cose. Però dovete anche tener conto che non tutti i cittadini, cioè, si approcciano con internet, con queste cose. Ci sono tanti cittadini che hanno bisogno di essere informati in un'altra maniera, con dei manifesti, con delle cose. I manifesti, quanti li ha messi? Giovani un po', ma sono cittadini anche quelli che hanno una certa età, che magari non hanno passaggi in televisione e in radio, però sui giornali che parliamo, sui manifesti, oggi è stato pubblicato municipio, ma il sito, diciamo, le indicazioni sugli schermi di quello che ci fossero. Stasera è tutto materiale stampato, quindi stasera ci sono un centinaio di moduli che possono essere utilizzati. Se poi avete ulteriori suggerimenti, diciamo, per migliorare la comunicazione, dateci. Però veramente anche in questo caso abbiamo cercato di mettere in campo tutti gli strumenti che avevamo a disposizione. Quindi... Va benissimo, quindi noi siamo a disposizione, poi ci sentiamo con le consulte e vediamo se è il caso di mettere giù un calendario di iniziative, possono essere congiunte, possono essere disgiunte, come preferiamo fare. Grazie di nuovo a tutti e buona serata.